Volete contribuire alla pace? Non parlatene di guerra, ma pregate. Volete la pace tra i popoli? Fate la pace tra di voi, coltivate l'amore tra di voi, perché l'amore e la pace in un punto irradiano e contagiano, fanno fermentare la massa. Signore, allora questa sera noi vogliamo pregare, pregare intensamente, perché attraverso le guerre, attraverso le stragi, il tuo amore trionfi. È difficile comprendere un Dio che ama le sue creature con tante stragi, tante sevizie, ma tu manifesti anche il tuo amore in mezzo alle miserie umane. Fai trionfare il bene in mezzo al bene e richiami in mezzo agli urli di morte, richiami alla saggezza, richiami all'amore. Non manca da parte tua, Signore, se siamo cattivi, cattivi siamo noi, e se tu permetti il male è perché i buoni traggono almeno lezione da quanto succede e diventano i più buoni. Signore, vogliamo perciò pregare, pregare molto, e vogliamo amarci tra di noi. È comprensibile che quelli che non hanno te sparlino tra di loro e si minacciano, si uccidano, ma coloro che hanno te, Dio della pace, come non debbono guardarsi nella luce della verità, come non debbono amarsi per lo spirito unico che hai dato a tutti. Signore, fa che non siamo ciechi. Tu che hai aperto gli occhi alla verità, fa che non siamo sordi alla tua voce che grida, amatevi. Fa che non siamo duri di cuore, noi che ascoltiamo ogni giorno la tua voce, noi che abbiamo sperimentato il tuo amore, ma che non siamo duri di cuore e ci amiamo teneramente, fraternamente, ci difendiamo dagli attacchi del maligno che vuole solo divisioni tra di noi. Signore, se vogliamo la pace fuori, facciamola dentro di noi, dentro il nostro cuore e dentro il nostro gruppo, dentro la nostra famiglia. Lode e gloria a te, Signore.
Grazie. Noi pregiamo con te che sei santo, e ancora siamo lontani dalla santità. Che cosa tu puoi desiderare da noi se non che siamo santi? Il mondo di chi ha bisogno di santi? La Chiesa di chi ha bisogno di santi? Signore, ti chiediamo di camminare nella via della santità e della giustizia. Ti chiediamo il trionfo della vita nuova sulla vita vecchia, il trionfo dell'amore di mezzo a noi. Fa che moriamo al peccato e viviamo alla grazia. Signore, per quello che tu vuoi da noi, che cosa desideri il Signore da te o Israele? Che tu osservi i suoi comandamenti e si fedele alla tua alleanza. Lode e gloria a te, Signore. Signore, tu parli della vita nello Spirito, e vuoi che noi ci lasciamo guidare dallo Spirito. Ormai siamo morti alla carne, siamo morti all'uomo vecchio, e dobbiamo soltanto camminare nella libertà che tu ci hai donato, la libertà di ogni schiavitù, la libertà della schiavitù del peccato e dell'uomo vecchio. Signore, fa che ci lasciamo guidare da tuo Santo Spirito nella via che tu hai tracciato. Il mondo del peccato, il mondo della carne, ma almeno noi viviamo nello Spirito, almeno noi siamo luce del mondo, almeno noi siamo sale della terra. Per questo, Signore, tu ci hai chiamato qui, e dobbiamo moltiplicare il nostro impegno per vivere nello Spirito, in mezzo a un mondo corrotto, per essere luce e sale. Signore, insiste nella vita secondo lo Spirito, insiste nel possesso dello Spirito Santo, cioè che lo Spirito Santo scende, ci possieda e ci faccia vivere l'amore di Dio. Ecco, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ed io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre. Signore, manda il tuo Spirito dentro di noi, ma disponici a ricevere il tuo Spirito, fa che noi prepariamo una degna dimora al tuo Spirito e lo lasciamo agire dentro di noi. E siccome il tuo Spirito di amore, se noi lo lasceremo agire, egli ci metterà nell'osservanza del tuo comandamento di amore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te. Il Signore ci invita ad amarci gli uni gli altri e a cercare Lui, perché Lui soltanto può farci amare gli uni gli altri. Non è un amore che noi possiamo scambiarci orizzontalmente, ma è un amore che passa attraverso Dio, attraverso Cristo.
perché lo Spirito di Cristo ci unisce. Signore, fa che noi ci amiamo fraternamente passando attraverso Te e lasciandoci riscaldare dal Tuo Spirito, lasciandoci illuminare dal Tuo Spirito, il quale ci fa vedere che siamo tutti figli dell'unico Padre e fratelli tra di noi e come tali dobbiamo trattarci. Gloria e gloria a Te, Signore. Non percorrete una via sbagliata, solo la mia via è verità e vita. Dissodatevi un campo nuovo e seminate secondo giustizia e mieterete così secondo bontà. È tempo di cercare il Signore finché Egli venga e diffonda su di voi la sua giustizia. Avete arato nell'impietà e per questo avete mietuto ingiustizia e non avete mangiato il frutto buono. Signore, noi mangiamo frutti di menzogna, frutti di poca santità, frutti di carne, ma Tu vuoi frutti di giustizia, i frutti dello Spirito, e per questo che Tu ci dici di dissodare il campo nostro, fare un campo nuovo. Vi darò un cuore nuovo, e su questo cuore nuovo che si effonderà la Tua giustizia, sarà seminato il seme della bontà. Signore, Ti chiediamo, vieni a seminare di nuovo nel Tuo campo, estirpa di noi tutto ciò che è cresciuto e potrebbe impedire assolutamente nuova di germogliare e far frutto. Lode e gloria a Te, Signore. Prima lettera ai Corinzi, qualcuno può avere un salmo, qualcuno può avere un inno, cantatelo, però con ordine, in modo che l'uno non ostacoli l'altro. A nessuno è proibito cantare un salmo, cantare un inno, cantare una lingua, però tutto con ordine, in modo che l'assemblea sia edificata. Signore, fa che ci edifichiamo gli uni gli altri, ma oh, Signore, che ci accettiamo gli uni gli altri, e l'unico intento nostro sia glorificare Te e benedire Te. Lode e gloria a Te, Signore. Non guardate i vostri peccati, i vostri difetti, ma glorificate Me. Vi siete piegate su di voi, ma adesso glorificate Me, perché io sono il Signore. Quando vi riunite, lodatemi, beneditemi. Penserò io, se la vostra lode è sincera, di riempirvi della mia santità. Lode, gloria a Te, Signore Gesù. Benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi fin dall'origine del mondo. Alleluia. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, celebriamo i divini misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, si conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nella liturgia pasquale ci dai la gioia di rivivere ogni giorno la risurrezione del Signore, fa che l'esultanza di questo giorno raggiunga la sua pienezza nella Pasqua del Cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e viva regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di livore. Fatti arrestare gli apostoli, li fecero gettare nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: andate e mettetevi a predicare al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero ad insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione, ma gli incaricati, giunti sul posto, non li trovarono nella prigione e tornarono a riferire: abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie ai loro posti davanti alla porta, ma dopo aver aperto non abbiamo trovato dentro nessuno. Udite queste parole, il capitano del tempio e i sommi sacerdoti si domandavano perplessi che cosa mai significasse tutto questo. Quando arrivò un tale ad annunziare: ecco, gli uomini che avete messo in prigione si trovano nel tempio a insegnare al popolo. Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere presi e assassati dal popolo. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano risvelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. Cancellati i nostri peccati. Il versetto leviatico fissa il tema liturgico della giornata, e proprio questo versetto leviatico è preso dal primo versetto del Vangelo di oggi, della liturgia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, perché il mondo si salvi per mezzo di lui, il mondo non perisca. E come veniva in mente questo? Dio ha dato il suo figlio per amore del mondo e lo dà continuamente, il figlio per la salvezza del mondo, cioè il figlio che patisce e muore per redimere l'uomo dal peccato, lavare il peccato del mondo. Dio l'ha dato questo figlio e lui si è immolato sulla croce. Ma dice Paolo: io compio in me quello che manca alla sofferenza di Cristo e alla salvezza del mondo. Questo figlio di Dio che rivive in Paolo
rivive in tutti i bambini, le donne, gli uomini straziati della guerra. Tutti quegli uomini, quei bambini, quelle donne sono Cristo, il figlio di Dio, il figlio che Dio dà al mondo per lavare il peccato del mondo, per salvare il mondo. Se è vero che noi formiamo una sola cosa in Cristo, se è vero che l'umanità di Cristo sono tutti gli uomini e che soprattutto Cristo in persona patisce, è sofferente, patisce nel carcerato, patisce nell'affamato, patisce nel profugo, dice il figlio di Dio, il figlio di Dio. Quando guardate quei bambini, quelle donne, tutta quella, quel popolo in fuga, quello è il figlio di Dio, è Gesù, che Dio Padre dona al mondo per la salvezza del mondo. Tutte queste stragi sono opera della salvezza di Dio. Dio deve sacrificare suo figlio per salvare il mondo dal peccato. E questo figlio di Dio ripete il suo sacrificio per il peccato degli uomini, per il nostro peccato. Ripete il suo sacrificio morendo, soffrendo nelle stragi, nei dolori e in tutte quelle atrocità che cadono sotto i nostri occhi. Dio ama gli uomini. E credete che il buon Dio si consoli nel vedere il suo figlio patire? Pensate che il figlio di Dio, mentre patisce, trovi indifferente il padre? Pensate che il padre guardasse dal cielo così impassibile il figlio morente sulla croce? No, che Dio sarebbe? Ora quel Dio che non è impassibile davanti alla croce del figlio, non è impassibile davanti all'atrocità del figlio suo che rivive negli uomini. Dio piange, nel senso che attraverso il figlio sente il dolore degli uomini, sente lo straccio degli uomini. Il padre non può patire, Dio non può patire, e attraverso il Cristo, vero Dio e vero uomo, che ha il capo ed ha anche il corpo, che si associa al dolore degli uomini, ed è il Padre Eterno, che pur di salvare l'uomo dal peccato, permette tante stragi, permette tanto dolore, come permise che il figlio morisse per salvare il mondo. Io voglio vedere in questo un atto di amore di Dio, non per quelli che muoiono, ma per noi. Dio ha tanto amato noi peccatori, ama tanto il mondo peccatore da dare il suo figlio Gesù, da dare quelle mamme, quei figli, quelle mogli, quegli uomini profughi, il figlio suo, per i peccati nostri. E allora, anziché commuoverci davanti alle stragi, ripensiamo al nostro peccato e all'amore infinito di Dio, che dà tutti questi uomini
per i nostri peccati. Dio ha tanto amato il mondo siamo noi, e Dio ci ha amato tanto da dare il suo figlio, il corpo del suo figlio. Tutte queste che patiscono, commuoviamoci e sappiamo leggere la storia, sappiamo leggere oltre nella luce di Dio, ma non dubitiamo mai nell'amore di Dio, come fanno tanti uomini i quali dicono: ma perché Dio è così? Permette questo? Lo permette per te, perché ti ama. Amen. Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, perché la comunità cristiana, confermata nella fede, renda ragione della propria speranza davanti a tutti gli uomini, e diciamo: santifica nella verità la tua Chiesa, o Padre. Gesù, ti offriamo tuo figlio. Gesù, figlio di Dio, ti offriamo tutti noi, ti offriamo tutti i nostri figli, tu fratello maggiore, tu primogenito di molti fratelli. Gesù, ti offriamo tutti i nostri figli, tutte le nostre fratelli, tutti quelli che soffrono, ti offriamo perché tu, sacerdote eterno, li offri al Padre, o meglio, ti offri al Padre il loro per noi peccatori. O Gesù, offerta, libazione, profumo di amore per il Padre, ti preghiamo, supplica il Padre per noi. E mentre tu ancora offri te stesso, riporta la pace sulla terra, riporta l'amore sulla terra, riporta il tuo spirito sulla terra. O Gesù, che soffri come agnello ed offri come sacerdote, vittima del tuo sacerdozio e sacerdote della tua vittima, come diceva Paolina Danola. O Gesù, sacerdote e vittima al medesimo tempo, noi ti adoriamo. Padre del cielo, accetti il sacrificio del tuo figlio e ascolta la voce dell'eterno sacerdote che implora benedizione su tutti gli uomini e su questa terra, su tutta l'umanità e sullo stesso universo terreno, perché anche questa creazione aspetta l'ora della redenzione. Essa sottomessa al peccato a causa del primo peccato, vediamo, capo di tutta la creazione, aspetta ancora di essere redenta, di godere i benefici della redenzione. Padre del cielo, questa sera chiediamo in Gesù, sacerdote e vittima, la tua benedizione. Amen.